meglio. Allora, io sono Erika della Scuola Libera la Parola, e che è una scuola di italiano per migranti. Anche noi fin da subito abbiamo deciso di dar vita a questa giornata, perché non abbiamo potuto fin da subito accettare che vengano attaccati dei percorsi di accoglienza. Crediamo che l'accoglienza, oltre a essere un dato umano, come già ha detto chi ci ha preceduto, vada valorizzata e sostenuta da chiunque venga praticata, nel senso che non c'è un unico modo di fare accoglienza o un unico soggetto detentore, ma vadano valorizzate tutte quelle esperienze che, nonostante le differenze, ma si trovano ad avere una radice comune, che è appunto questa. Noi come scuola facciamo una piccola parte di quello che è il grande bisogno nell'accoglienza. Cerchiamo di insegnare la lingua che per noi è un diritto e ci permette anche di andare oltre a quella che è una logica assistenziale, perché dare una lingua, dare un sapere è dare uno strumento alla persona. La nostra idea fondamentale appunto è quella che la lingua sia un diritto, e il principio base della nostra scuola è quello di non chiedere i documenti a nessuno. Accettiamo le persone come individui e non mi pongo assolutamente nessun problema se la persona a cui sto insegnando la lingua abbia o no il permesso e che tipo di permesso abbia. L'ultima cosa che mi viene da aggiungere, poi ripasso la parola, è che parlare di accoglienza secondo noi è importante non solo per parlare dell'accoglienza quando le persone arrivano, ma bisogna porsi il problema anche di come queste persone arrivano, e quindi secondo noi una delle parole d'ordine in questo periodo è anche il corridoio umanitario, perché comunque ne sentiamo di tutti i colori, di tutte le proposte, ma non c'è alternativa per chi vuole scappare da una guerra. E quindi ritengo che i nostri paesi devono, che sono al di là del mare, devono anche porsi il problema di come queste persone arrivano, perché in qualche modo arriveranno. Quindi io sono personalmente felice che venerdì si manifesti quella Padova che tante volte lavora nell'ombra, tante volte lavora sotterranea, con tanta fatica, con tutte le differenze, ma che finalmente porti in luce quello che è un lavoro che tanti fanno.